Io credo che al momento non ci siano, cioè io ho sempre detto che con un deficit più elevato aumentavano i rischi, però non credo che siamo arrivati al punto in cui ancora, speriamo, in cui ci troviamo in una condizione simile a quella del 2011. Uno spread a questo livello lo si tiene. Secondo me le cose sono aumentati i rischi in conseguenza di questa manovra, però secondo me prima che ci sia una ripetizione di quello, di quello che è successo nel 2011-2012, deve succedere qualcos'altro. Il rischio principale che vedo e che continuo a ripetere è che ci sia per qualche motivo un rallentamento della crescita in Europa che manda l'Italia in recessione, perché noi comunque non cresciamo molto e questo faccia aumentare il rapporto tra debito pubblico e PIL. Quindi finché questo non avviene, secondo me noi teniamo, poi potrò anche sbagliarmi perché è difficile, quando si parla di rischi è difficile prevedere che cosa farà il mercato. Il rischio è aumentato, io spero e penso che ancora teniamo. Guardi, ovviamente fa piacere a tutti andare in pensione prima, la questione è se ci sono i soldi e da dove vengono i soldi, credo che questo intendesse dire anche. Cioè la controriforma della controriforma Fornero fa aumentare la spesa, su questo siamo tutti d'accordo. Se si vuole fare, e penso che sarà fatta, bisognerebbe trovare un finanziamento non fatto in deficit, cioè se questa è una riforma strutturale che si può mantenere, allora si devono aumentare le tasse per finanziarla oppure tagliare altre spese, ma non finanziarla in deficit. E questo è il mio problema, principale. Che uno può decidere di aumentare certe spese, però allora deve aumentare le tasse, non finanziare le cose in deficit, altrimenti la cosa non tiene.